Vedi quella stella lucentissima lassù? Per quanto ne sappiamo, quella stella è sparita 1 milione di anni fa e la sua luce ha impiegato 1 milione di anni per raggiungerci. Ma che sta dicendo? Che quella stella non è là? Sì, che può darsi che non ci sia. Anche se posso vederla con i miei occhi? Esatto. È un pensiero piuttosto angoscioso, perché quando vedo una cosa con i miei occhi mi piace sapere che c'è veramente, perché sennò uno potrebbe sedersi su una sedia e rompersi il collo. Capisce che c'è bisogno di poter contare sulle cose, è molto, molto importante. Chi pensa continuamente a queste cose è Schulz, il sarto, che pensa che niente è reale, eccetera, e che tutto esiste solo nel sogno di un cane. Sì, ma questo è reale, è molto bello. Rifletta per un momento. Eccoci qui, due estranei, fuori nella notte, con una tale pace, tranquillità. E a un tratto c'è una lieve schiarita nella nebbia, così puoi vedere fino alle stelle. Questo momento non le sembra perfetto? Sì, ma uno sa che passa così veloce, guardi, già adesso la nebbia sta cominciando a tornare, sa, ogni cosa sempre cambia continuamente, sa, e tutto è sempre in movimento, così non stupisce che io soffra di nausea. Mio padre diceva sempre, siamo tutti felici se solo lo sapessimo. Sembra tutto banale, lo so, ma io voglio solo essere felice. Essere vivi è essere felici, fidati di me. Ma ciò che serve per essere felici e sereni è questo. Cos'è? Questo. Ok, guardate, ok? Questi siete voi due. Davvero? No. Ok, questi... Siete voi due. Smettilo. Ok, voi state insieme, fate tante cose e poi fate un bambino. Oh. Il bambino si piazza qui in mezzo. Voi due forse cominciate a stare stretti e poi facciamo così. E così. Ecco. Bene. Che cos'è un baldacchino? È la vostra casa. Che abbiamo qui? È un nido? È una famiglia? No? No, certo che no. È solo la materia prima, persone, pareti, mobili, le basi materiali. Ma non è una casa e non è una famiglia. Ciò che lega tutto insieme è questo. Fantastico. È fantastico. Wow. Questo è l'amore. Lo sapevo. Sì, vai. Wow. È il vostro amore, ragazzi. La vostra pazienza, il rispetto, la parte migliore di voi. Non avete idea di che belle persone potete essere, ma dovete usarlo tutto, proprio tutto. Non è come un lavoretto di muratura, non basta usare uno strato di calce tra i mattoni, no, qui no. Dovete usarne a tonnellate, per ogni mattone, mezza tonnellata di calce. Ma non era sciroppo? Calce, sciroppo, sciroppo, calce, è lo stesso, è il collante. Sono tutte le cose belle che avete dentro. L'amore, la saggezza, la generosità, l'altruismo, la pazienza. Coraggio, riflettete. Voglio che frughiate nelle vostre menti. E diciate a me, a tutti noi, su che cosa vertono le vostre fantasie. La pace nel mondo? Lo sapevo. Forse sognate la fama a livello internazionale. O magari sognate di vincere il premio Pulitzer un giorno. O il premio Nobel per la pace. O il Music Award di MTV. O invece sognate di abbordare qualche bel camionista, apparentemente rozzo, ma... segretamente fremente di nobile passione e desideroso di darvene prova tangibile? Io ne prendo due! Come dici? Io ne prendo due! Kimberly ne prende due. Hai compreso la teoria di Lacan. Le fantasie non devono essere mai realistiche, poiché nel momento in cui otteniamo quello che cerchiamo, non lo vogliamo, non possiamo volerlo più. Per poter continuare ad esistere, il desiderio deve avere i suoi oggetti eternamente assenti. E non è quella cosa che noi vogliamo, ma la fantasia di quella cosa. Quindi il desiderio alimenta solo fantasie utopistiche. Scusate. Questo è ciò che intende Pascal quando dice che noi siamo veramente felici solo quando sogniamo ad occhi aperti la futura felicità. È arrivata oggi. O perché, diciamo, vale più la caccia che la preda. O sta attento a quello che desideri, non perché lo otterrai, ma perché sei destinato a non volerlo più una volta ottenuto. Quindi l'insegnamento di Lacan è che vivere secondo i desideri non mi renderà mai felice.
Per essere pienamente umani bisogna cercare di vivere secondo le nostre idee e i nostri ideali, non certo misurando la vita in base a quanto avete raggiunto di quello che desideravate, ma in base ai piccoli momenti di integrità, compassione, razionalità, a volte anche di sacrificio. Perché alla fine, se vogliamo davvero misurare il significato della nostra vita, dobbiamo dare valore alla vita degli altri. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Ho vissuto molto. E ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna e dei figli, forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo? Cercate bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da Adamo ed Eva, lo sapete Eva quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta? Come mi sta questa, come mi sta questa, come mi sta questa? Ha spogliato tutti i fichi del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate è tutto morto, morto tutto è. Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto. Dilapidate la gioia, sperperate l'allegria. Siate tristi e taciturni con l'esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli. Ora mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici. Chiedetemi se sono felice. Sei felice? Tantissimo.